Col rendiconto collegiale dei lavori si sono concluse le 3 giornate della cultura organizzate dal Comune di Napoli, cui hanno preso parte oltre 200 fra enti e associazioni della città. Fra gli scopi dell'evento, la creazione di sinergie fra gli operatori della conoscenza e dei saperi e la formulazione di indirizzi partecipati e condivisi per le politiche pubbliche. Le persone sono state contente di incontrarsi, di parlare, di trovare delle connessioni, che è importantissimo in questa città dove la mappatura e la complessità delle cose che esistono in termini culturali è veramente vasta e complicata. Si individua proprio in questa mappatura di una città culturale l'idea di lavorare per territori, collegando le operazioni che in città sono culturali e sociali, che danno esistenza a una serie di realtà che lavorano insieme agli operatori della cultura, del teatro, del cinema, dell'arte, che con le scuole dovranno creare un'intesa che possa favorire questa idea che diventa per me veramente fondamentale per la città, di una consapevolezza di questa città culturale. Io faccio un appello direttamente al presidente Caldoro perché ci siano subito immediati delle possibilità, che poi non sono così costose, di formare operatori della cultura e funzionari pubblici sui meccanismi e gli strumenti che l'Europa ha di finanziare progetti ed attività culturali. 7 tavoli tematici hanno prodotto analisi dei punti di forza e delle criticità del sistema culturale cittadino e hanno elaborato proposte operative in ambito di teatro, cinema, musica, danza, patrimonio artistico, beni culturali, editoria, biblioteche. Abbiamo tentato di inquadrare subito in una dimensione europea, visto che l'Europa utilizzerà per i prossimi 7 anni la cultura e l'economia e la cultura come una delle leve di sviluppo dell'intero continente, e quindi di inquadrare la questione napoletana in una questione continentale, il che significa imparare anche a ragionare e a dialogare con gli altri e quindi a uscire anche un po' dalle logiche autoreferenziali che sono abbastanza consuete in questa città. La prima cosa è creare pubblico. Creare pubblico significa la proposta, significa la qualità e significa anche la formazione di un pubblico. Credo che la cosa principale in questo momento sia proprio la formazione del pubblico, il che significa coinvolgimento delle scuole, il che significa fare un progetto a lungo raggio, dove il teatro pubblico e quindi le istituzioni possono intervenire. Lo statuto del Teatro Stabile di Napoli è uno degli statuti che vanno in questa direzione, però non si attua. Alla plenaria è intervenuto lo scrittore francese Daniel Pennac, con un tagliente intervento sulle politiche culturali in tempo di crisi e sulla svilente consuetudine di considerare la cultura esclusivamente come strumento imprenditoriale. Nous avons mais chez vous comme chez nous d'ailleurs, beaucoup de nos enfants et de nos adolescents sont transformés dès le berceau, dès qu'ils sont tout petits, en clients. Et c'est vraiment à nous, pédagogues, professeurs, etc., de leur redonner le goût de la curiosité intellectuelle. C'est notre travail, ça, c'est notre responsabilité.